Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo tornando sull'argomento prefetture e sul ventilato taglio di quelle di Chieti e di Teramo. Si svolgerà domani a Roma l'incontro tra il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, e il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. L'obiettivo è quello di scongiurare la chiusura delle prefetture, ci dice tutto nel servizio Francesca Romana Testi. Chieti si muove contro la chiusura della prefettura paventata dal Ministero dell'Interno. Un taglio alla spesa che coinvolge anche Teramo, prevedendo la fusione nel primo caso di Chieti con Pescara e nel secondo di Teramo con L'Aquila. Impensabile, secondo il sindaco Di Primio, sacrificare la provincia più grande della regione e con il numero più alto di popolazione. E dopo un consiglio comunale straordinario, ora si procede con un'assemblea alla presenza dei sindaci dei 104 comuni della provincia. Una riconduzione alla logica e alla razionalità che manca, mi sembra, nella bozza di decreto che abbiamo visto. Non ci sono criteri ravvisabili dal decreto e quelli che conosciamo, che sono legati alle ultime norme approvate dal governo, non mi sembra che riscontrino poi la valutazione fatta in quel decreto. Una proposta Di Primio la fa e punta a coniugare taglio della spesa e presenza sul territorio, proposta che domani sarà presentata anche al ministro dell'Interno in programma a Roma. Noi credo dovremmo invece ragionare su un piano molto più ampio, di una regione che deve redistribuire le funzioni, di una regione che deve creare dei poli amministrativi a fronte di altre realtà dove magari le attività produttive piuttosto che quelle turistiche o quelle del terziario hanno maggiori possibilità. E poi c'è quella invece che io provocatoriamente ho lanciato, ma che anch'essa ha qualche fondamento, voglio dire, consistente per poter essere sostenuta, che è quella della prefettura unica. Vogliono tagliare, vogliono risparmiare, vogliono che i territori vengano depauperati dei propri uffici? Bene, facciamo una sola prefettura e facciamo tre sedi provinciali, Teramo, Pescara e Chieti, che continuino a conservare parte delle funzioni e quindi non come dire, impoveriscano ulteriormente le nostre città. Sempre sullo stesso argomento, i deputati abruzzesi Filippo Piccone, Tommaso Ginoble, Antonio Castricone, Vittoria D'Incecco, Gianluca Fusilli, Maria Amato, Paolo Tancredi hanno chiesto formalmente un incontro al Presidente del Consiglio Renzi e ai Ministri Alfano e Madia proprio sul tema dell'accorpamento delle prefetture. Per i deputati che scrivono in un documento che non si può smantellare lo Stato a colpi d'accetta con i suoi presidi di legalità e sicurezza a discapito della coesione sociale. Per dunque i deputati, le perplessità e i dissensi generati dalla riforma scaturiscono dalla mancanza di un'adeguata valutazione delle specificità del territorio abruzzese e delle conseguenti insopprimibili esigenze sociali. E ancora in tema di prefetture, andiamo adesso a Pescara perché dal 1 ottobre il prefetto Vincenzo D'Antuono non sarà più alla guida della prefettura del capoluogo adriatico. Sono stati 5 anni bellissimi, ha detto al microfono nell'intervista a Paolo Renzetti. Eccellenza, lei tra pochi giorni lascerà Pescara in carico di prefetto in città. Sono stati 5 anni importanti per la città e anche per lei, credo. Io non so per la città, di sicuro so che per me sono stati 5 anni bellissimi, 5 anni importantissimi, di sicuro so che la comunità pescarese mi ha accolto sempre bene, di sicuro so che ho imparato tanto, ho ricevuto tanto, mi sono sforzato di dare tutto me stesso, ma ho ricevuto sicuramente tanto, ho imparato anch'io tanto, ho apprezzato la bellezza di questi posti, questo equilibrio che c'è ancora tra a livello dell'ambiente. Ho conosciuto cittadini laboriosi, una comunità laboriosa che ha voglia di crescere, che ha voglia di darsi da fare, ho conosciuto amministratori che si sforzano per rendere meglio e migliorare le condizioni di vivibilità della gente e devo dire che li ho sostenuti ogni volta che me l'hanno chiesto, mi è stato reso possibile perché avendo io fatto il commissario straordinario per credo 18 volte, anche in comuni sciolti per mafia, in comuni anche degradati sotto l'aspetto sociale, economico e culturale, insomma qui abbiamo ottenuto dei risultati direi. Non voglio dire nulla, abbiamo ottenuto dei risultati per cui io mi ritengo moderatamente soddisfatto. E adesso la pagina della cronaca, iniziamo da una tragedia accaduta nel centro di accoglienza di schiavi d'Abruzzo. Un ragazzo di 19 anni è morto a causa di un malore
era un profugo del Gambia ospitato nel centro temporaneo di accoglienza gestito dalla cooperativa Matrix, come detto, a Schiavi d'Abruzzo in provincia di Chieti. E prima Sanco, questo è il nome del ragazzo, è raggiunto nel comune abruzzese nel marzo scorso. Inutile ogni tentativo da parte del personale del 118 di Castiglione Messer Marino di poterlo salvare. Da quanto riferito da alcuni ospiti della struttura, il giovane aveva accusato alcuni giorni fa problemi respiratori e per questo era stato visitato nell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Il magistrato del tribunale vastese, Enrica Medori, ha disposto per domani mattina l'autopsia. Altri accertamenti sono in atto da parte dei carabinieri di Schiavi d'Abruzzo. E restiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza dell'Aquila ha scoperto in un condominio aquilano una coppia di coniugi che nel giardino dell'appartamento, con tanto di serra, produceva canapa indiana. Denunciati i due, sequestrata la droga trovata in casa. Daniela Rosone. Coltivavano canapa indiana alla luce del sole nel giardino della propria casa. Questo facevano due giovani coniugi italiani di 35 e 26 anni, incuranti del pericolo di essere scoperti, un fatto che invece non è sfuggito ai finanzieri del comando provinciale dell'Aquila, che sono intervenuti nella loro casa rilevando la chiara presenza di una pianta di canapa nel giardino del loro appartamento, che fa parte di un condominio nella periferia dell'Aquila. I finanzieri, con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga, Zaron, hanno eseguito una perquisizione domiciliare ai due, che ha permesso di individuare, oltre a circa 500 semi di canapa, 5 grammi di marijuana già confezionati e numerose bustine di plastica trasparenti necessarie per il confezionamento e lo smercio della droga, un grow box, una vera e propria serra, completa di lampade vegetative per la coltivazione in casa, di piccole dimensioni ad uso casalingo. I coniugi sono stati denunciati a piede libero in attesa del processo per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chiudiamo la pagina della cronaca con un'altra notizia. 2 ore di chiusura con conseguenti code che hanno sfiorato i 3 chilometri per il tratto di A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, dove questa mattina un mezzo pesante, lo vedete nella fotografia, è finito fuori strada perdendo il suo carico di polli nei pressi della galleria Fonte da Capo nel territorio comunale di Silvi, in provincia di Teramo. Sul posto, proprio per il controllo degli animali, hanno lavorato anche i tecnici della ASL di Teramo. I rilievi degli incidenti sono stati gestiti dagli agenti della Polizia Stradale di Pescara Nord. Il conducente del TIR è rimasto ferito in modo lieve. Cambiamo argomento, ora ci occupiamo dei temi del lavoro. Sit-in dei precari del Comune dell'Aquila che attendono di conoscere il loro destino. I contratti di circa 60 persone impegnate nella ricostruzione nel sociale scadono a fine mese. I dipendenti hanno trascorso la notte al ghiaccio davanti la sede di rappresentanza del comune all'interno del centro storico. Filippo Tronca. Hanno trascorso la notte sotto i portici davanti a Palazzo Fibbioni, sede della giunta comunale, e non hanno nessuna intenzione di mollare, ma anzi di proseguire la protesta ad oltranza. Educatrici degli asili comunali, a cui non è stato rinnovato il contratto, e assieme a loro i precari del comune dell'Aquila, oltre 40 persone, a cui il contratto scadrà il 30 settembre. Accomunati dall'essere vittime delle nuove norme del Job Act, secondo cui non è possibile rinnovare il contratto a tempo determinato, già fruito per 3 anni, al personale precario delle amministrazioni pubbliche. Lavoratori e sindacati ribadiscono però che invece, in base al decreto enti locali, questo rinnovo sarebbe possibile come, ma par di capire, non per tutti i lavoratori interessati alla vertenza. Spiragli ce ne sono già arrivati da una piccola dichiarazione del sindaco, che però attiene a soltanto i 41 precari del, diciamo, settore della ricostruzione classica, mentre noi siamo qui con un presidio che è unitario e che intende portare a casa la proroga di tutti i precari, compresi i precari del sociale, quelli che permettono l'apertura degli asili nido. Noi rimarremo qui con il presidio aperto H24 finché non portiamo a casa la proroga anche per gli educatori, perché, ripeto, il risultato è un risultato complessivo. Nelle giornate scorse c'è stato argomentato che la norma impediva la proroga per i precari. Tutti. Ora ci sono degli spiragli, gli spiragli sono per tutti. Ma intanto già noi avevamo argomentato, e credo che questo sia stato colto, sul fatto che il decreto enti locali, intervenuto successivamente al Jobs Act, aveva inserito una norma che prevedeva la possibilità di proroga dei contratti precari. Atteso che il legislatore non fa norme inutili, noi ritenevamo che quella norma avesse e ha una ragion d'essere e intendiamo percorrere quella strada.
Una cosa è certa, le 15 educatrici rimaste loro malgrado a casa non vogliono neanche sentir parlare di essere assunte tramite una cooperativa sociale a cui affidare tramite un bando gli asili Apetao e Primo Maggio, oggi chiusi con i bambini iscritti altrove. Abbiamo vinto un concorso pubblico nel 2010, ribadiscono, non accettiamo di essere degradate a socie precarie di una cooperativa. E sempre all'Aquila, altri problemi per l'occupazione, la riunione di ieri in prefettura tra sindacati e proprietà della ditta che si occupa della manutenzione degli ospedali dell'Aquila e provincia non ha fugato tutti i dubbi, sindacati sul piede di guerra e in arrivo lo sciopero, il servizio di Daniela Rosone. Prosegue la vertenza Olicar, la ditta che si occupa della manutenzione degli ospedali dell'Aquila e provincia. Ieri in prefettura l'incontro tra la proprietà e i sindacati. Sono 90 in tutto i lavoratori coinvolti in questa vertenza. La ditta in questione è in grave crisi finanziaria e non riesce a pagare regolarmente gli stipendi ai lavoratori, che per esempio a settembre in busta paga hanno ricevuto soltanto un acconto di 350 euro relativi però al mese di agosto. Molti lavoratori tra i 90 coinvolti sono monoreddito, per cui vivono di quell'unico introito. Dal 1 ottobre inizieranno una serie di assemblee con i lavoratori impiegati negli ospedali dell'Aquila, Avezzano Sulmona e Castel di Sangro e non è escluso uno sciopero che di certo porterà disagi nei vari nosocomi. La Olicar, vale la pena ricordarlo, è subentrata a gennaio 2013 ad un gruppo di società che prima gestivano la manutenzione dei nosocomi. Le difficoltà però, secondo i sindacati, sono emerse sin da subito, dall'annullamento del premio di risultato a quest'ultimo grave atto del mancato pagamento degli stipendi. Restiamo sempre in tema di sanità, ma cambiamo argomento e torniamo a parlare dell'emergenza radioterapia per i malati oncologici di Pescara, dopo la denuncia anche dai nostri microfoni di Maurizio Acerbo, esponente di Rifondazione Comunista. Arriva pronta la risposta dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, che tranquillizza annunciando che il servizio è già attivo presso l'ospedale di Chieti e che supplirà fino alla riparazione del macchinario di Pescara. La Regione Abruzzo era già a conoscenza del danneggiamento dell'acceleratore lineare a Pescara e questo è il primo punto che vuole mettere in chiaro l'assessore alla sanità Paolucci. In seconda istanza poi, dopo aver accusato di polemica strumentale chi ha fornito notizie di esodo dei pazienti in terapia, spiega che è già attivo il servizio nelle ASL di Chieti e Teramo. Nello specifico a Chieti è stato introdotto un turno supplementare dedicato esclusivamente ai pazienti di Pescara. Già sta avvenendo, in realtà, siccome a volte si vuole un po' eccedere nella strumentalizzazione per motivi più politici che altro, e allora si tende a sottolineare quello che pure è un problema, traducendolo come un disguido quasi dovuto alla non curanza. In realtà si aspetta da qualche settimana uno strumento, un pezzo di ricambio cosiddetto dalla Germania che dovrà arrivare a Pescara, ma nello stesso tempo si sono già attivate presso le altre ASL il recupero di tutte quelle sedute che per questo motivo a Pescara adesso sono ferme. Ma il tutto è già in itinere da diversi giorni, credo 48 ore dopo che è avvenuto il problema. Se la polemica era scaturita anche per la mancata comunicazione a familiari e pazienti dell'ospedale di Pescara, Paolucci dice invece che da subito l'ASL si era premurata di comunicare il malfunzionamento alla regione. Intanto, laddove l'ASL di Pescara non avesse provveduto alla comunicazione, è una domanda oggettivamente da rivolgere più agli uffici della ASL come regione, noi abbiamo dato la disponibilità che le altre ASL possano giustamente aiutare ad assorbire questa situazione che è molto delicata e che ha a che fare con il dolore delle persone. E quindi so che già a 24-48 ore c'è stata una piena disponibilità. Ne ho prova documentale che il tutto c'è, laddove ci dovesse essere un ulteriore problema che invece relativo alle ASL debbono recuperare, perché l'ASL di Chieti ha messo a disposizione la radioterapia di Chieti, quindi così come avviene a Teramo. Cambiamo ancora argomento. Geologi e tecnici del comune di Chieti al lavoro per realizzare uno studio di microzonazione sismica della città, uno strumento che è finalizzato a mettere in luce le aree sensibili in caso di terremoto. I risultati dello studio sono stati presentati questa mattina dall'ufficio urbanistico del comune di Chieti e verranno utilizzati per stendere il nuovo piano regolatore della città. Si chiama studio di microzonazione sismica, fa parte delle attività di prevenzione dei rischi sismici sanciti con legge 24 nel giugno 2009, pochi mesi dopo il sisma dell'Aquila. È Chieti a presentarlo grazie a un finanziamento della regione pari a 32.000 euro.
Chieti si dota di uno strumento fondamentale per la successiva redazione del piano regolatore, è uno strumento che è stato effettuato da due pressionisti di Chieti, il dottor Rossetti e il dottor Mazzei, che hanno collazionato tutto ciò che sono stati in questi anni gli studi geologici sul territorio, in più con una loro conoscenza approfondita, in più si sono dotati di tutti quegli studi di vulnerabilità sismica che sono stati approntati dalla precedente amministrazione tra il 2010 e il 2013 e che erano dotati a loro volta di studi geologici. Lo studio viene calibrato su un ipotetico sisma la cui aspettativa si aggira sul 5,3 gradi della scala Richter. Da questo studio ora si procederà con il nuovo piano regolatore generale, tenendo in considerazione i risultati ottenuti e soprattutto le aree considerate sensibili. Un miglior criterio edificatorio che va appunto nel seguire la qualità e la sicurezza della costruzione su tutto il territorio, che purtroppo nel corso dei decenni ha già subito alcune alterazioni irreversibili per quanto riguarda la collina Teatina. Chieti è sottoposta a studi da anni, è risaputo che è un territorio che ha una sua debolezza idrogeologica. E in questi anni si è cercato appunto anche con le imposizioni di legge di avere una salvaguardia migliore. La LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, ha presentato una 2 giorni dedicata alla prevenzione oncologica che si svolgerà il 26 e il 27 settembre a Pescara. Paolo Renzetti. Professor Lombardo, un fine settimana importante per la LILT, ci sarà questo convegno per parlare del sistema della prevenzione oncologica e poi il giorno dopo la passeggiata della salute. Sì, è una manifestazione molto articolata che prevede la prima giornata una parte di attività scientifica con la prevenzione primaria per i ragazzi, fatta dai ragazzi, nelle scuole laddove abbiamo creato il sistema salute. Poi ci sarà una parte dedicata alla prevenzione secondaria della mammella, dei tumori della mammella e del melanoma. Il giorno dopo invece, il 27, non ci sarà solo la passeggiata della salute, ma ci sarà la passeggiata, ci saranno i podisti, ci saranno i ciclisti, ci saranno anche delle mini corse atletiche e poi ci sarà anche dal mare l'uscita delle canoe, delle barche a vela, delle barche della Lega, della Lega Italiana Navale e anche un gruppo di bambini che andranno con i pony sulla spiaggia. Professor Lombardo, la prevenzione resta fondamentale. Con la sola alimentazione si può abbattere l'incidenza del cancro del 30-35%, con la sola prevenzione alimentare, con la prevenzione, con gli stili di vita e le abitudini di vita e l'abolizione del fumo si arriva fino ad oltre il 40%. Erogare servizi a 5 comuni dell'entroterra teramano, vale a dire Colledara, Castelli, Castel Castagna, Tossicia e Isola del Gran Sasso. E questo l'intento dell'associazione Genius Loci, presentato ufficialmente questa mattina al BIM di Teramo. Andiamo ad ascoltare adesso Mauro Aianni, presidente dell'associazione, e il sindaco di Colledara, Manuele Tiberi. Noi abbiamo iniziato in realtà il servizio del liberamente, quello di portare appunto nei bar i libri ad uso gratuito, cioè uno scambio gratuito, si porta un proprio libro e se ne prende un altro, e sperando appunto di collocare all'interno dei bar, in cui in realtà c'è la presenza delle macchinette che crea purtroppo delle dipendenze gravi, no? e anche la dipendenza da alcol, cercando appunto di caratterizzare invece il bar anche come luogo di scambio culturale. Inoltre stiamo portando avanti dei progetti sul riciclaggio dei rifiuti, o meglio sull'educazione nelle scuole, appunto di un'educazione all'ambiente, dando valore appunto al riciclaggio e soprattutto mostrando ai ragazzi qual è l'iter che fa il nostro rifiuto dal secchio di casa nostra fino alla destinazione finale. Oltre allo sportello appunto di ascolto, in collaborazione con i comuni di Castel Castagno,
Romagna, Colledara, Tossice e Castelli e speriamo anche Isola, uno sportello di ascolto gratuito in cui ci sarà la consulenza legale e psicologica nell'ambito delle problematiche femminili e nell'ambito delle problematiche scolastiche. Noi siamo molto favorevoli alla nascita di questa associazione, ci fa piacere che questa associazione possa abbracciare più comuni e soprattutto pensiamo che con questa associazione riusciremo a fornire dei servizi di consulenza sociosanitaria, culturale e legale che ad oggi molta gente non riesce ad ottenere. Quindi il Comune quello che vuol fare insieme a questa associazione è fornire un ulteriore servizio per quelle persone che si trovano un po' più in difficoltà. Torniamo a Pescara adesso, 5 incontri gratuiti destinati a formare cittadini consapevoli dei giusti comportamenti da adottare in presenza dei cani al fine di evitare spiacevoli sorprese. Il Comune di Pescara chiama in sostegno educatori cinofili che spiegheranno tutte le accortezze da adottare in presenza degli amici a quattro zampe. L'iniziativa si chiama Cane Cittadino. Vediamo il servizio. Un proverbio recitava: tira la coda al cane che ti dà pane e salame. Era un modo per mettere in guardia i bambini dai morsi dei cani che evidentemente non gradivano sentirsi tirare in una zona così sensibile. Ma molti altri sono i comportamenti che possono farci guadagnare un bel morso da un'amica a quattro zampe, spesso perché non sappiamo leggere i loro bisogni. E allora eccone subito 3 da evitare. È scorretto correre verso il cane guardandolo negli occhi, muoversi velocemente davanti a lui perché il cane prende questo tipo di comportamento in maniera come se fosse un'aggressione, una sfida. Oppure se si stanno incontrando due cani, il proprietario piuttosto che mettersi dietro al cane o tirarlo, quindi avere il guinzaglio tirato creando tensione, potrebbe accompagnarlo nella conoscenza dell'altro cane. Se il cane ci sta abbaiando contro, è assolutamente sbagliato continuare a fissarlo, guardarlo negli occhi e parlargli. Piuttosto possiamo girarci di spalle. Il Comune di Pescara vuole educare i cittadini alla convivenza in armonia con gli amici a quattro zampe, tutti, anche quelli degli altri, e per farlo organizza 5 incontri con professionisti del settore, educatori cinofili che spiegheranno volta per volta come relazionarsi al cane. Per noi è importante iniziare da zero, cioè fare informazione ed educazione, quindi bisogna correggere il rapporto uomo-animale. E come lo si fa? Conoscendo in maniera più approfondita proprio l'etologia del cane, il suo comportamento. È bene quindi avere anche a mente quelli che sono i principi del vivere civile, quindi l'amministrazione dà questo servizio con questi 5 incontri che saranno appunto tutti gratuiti per tutti i cittadini che vorranno partecipare, ma sarà bene poi che le regole vengano rispettate, cioè la città non va sporcata, perché questo poi porta anche a far odiare il cane, quindi quando il cane fa la popò va raccolta, altrimenti poi ci saranno delle sanzioni e l'amministrazione su questo sta lavorando proprio per iniziare a fare dei controlli a tappeto su tutta la città. Si chiama Fattoria del Gusto, fa parte del circuito di Campagna Amica e a Città Sant'Angelo è stato inaugurato un nuovo punto vendita tutto dedicato ai prodotti a chilometro zero e biologici. Cresce il mercato del bio, cresce la sua domanda, aumenta la consapevolezza del consumatore che cerca produttori del proprio territorio e prodotti tracciabili, meglio ancora se a chilometro zero. Una scommessa vinta per Coldiretti che dopo la creazione di Campagna Amica aumenta i suoi punti vendita, ultimo in ordine di tempo quello di Città Sant'Angelo, il secondo nello stesso comune. Noi abbiamo circa 260 aziende accreditate a Campagna Amica, quindi che fanno parte della rete, abbiamo tutta la gamma di prodotti a partire dai salumi, formaggi e quant'altro e quindi direttamente dalle aziende abruzzesi si possono ritrovare questi prodotti nei punti Campagna Amica, tra i punti Campagna Amica sia aziendali che extra aziendali, ma anche nei mercati di Campagna Amica vi è la Bottega Italiana, un punto di Campagna Amica gestito da un produttore agricolo come in questo caso, e dove si possono trovare prodotti appunto della rete rigorosamente agricoli e italiani. Prodotti freschi, vasta gamma che comprende tutte le tipologie presenti nella grande distribuzione organizzata. Garantendo una produzione biologica certificata e controllata, i produttori diventano imprenditori, saltando tutti i passaggi della grande distribuzione, i prezzi si abbassano e i clienti ritrovano il piacere di comprare dal piccolo produttore.
L'aspettativa comunque è dare un servizio e dei prodotti di chilometro zero, di produzione tutta italiana, e nostri di gran parte, poi distribuiamo prodotti di soci della Coldiretti come gruppo Campagna Amica, che possibilmente sono di zona, quindi non subiscono trasporti, non subiscono quindi sofferenze nel viaggio e a prezzi comunque che rimangono sempre competitivi rispetto alla grande distribuzione. In Abruzzo si contano almeno 10 punti vendita contrassegnati dal marchio di Campagna Amica, che declina i suoi servizi anche per il canale Horeca, hotel, ristoranti e bar, offrendo così la possibilità di offrire il prodotto migliore anche nelle attività commerciali più grandi. E adesso siamo alla pagina sportiva, oggi giornata di vigilia per il turno infrasettimanale di Serie B. Questa sera l'Adriatico Cornacchia, infatti il Pescara ospiterà la Salernitana, diversi i nodi da sciogliere per il tecnico Oddo, in attacco Caprari, Cocco e La Padula si giocano due maglie da titolare, in mediana dovrebbero tornare dal primo minuto Valotti e Torrera, in difesa Fiamozzi ci sarà dal primo minuto al posto di Crescenzi. Andiamo ad ascoltare adesso le parole del tecnico Massimo Oddo in conferenza stampa. Sì, superato sotto il profilo della personalità, della capacità di gioco, capacità di produrre azioni pericolose, e ovviamente se non abbiamo vinto sicuramente qualcosa bisogna migliorare, questo sempre, come c'è da dire con grande onestà e obiettività che in alcune circostanze abbiamo anche rischiato grosso, direi che più per bravura degli altri, per un po' di ingenuità da parte nostra. Quello che richiede la mia mentalità è avere una mentalità vincente, di proporre il proprio gioco, ma di avere anche grande intelligenza calcistica in campo, nel senso capire i momenti della partita, non è la prima volta che lo dico, e quindi a volte bisogna capire quando bisogna un attimo frenare, recuperare le energie e quando non è momento di andare a pressare alto, ma recuperare un attimino. E in più dobbiamo migliorare a volte ad accorciare un po' di più la squadra e gli appoggi liberi nel momento in cui noi stiamo attaccando, perché i momenti più pericolosi delle partite sono proprio quando tu attacchi e magari da dietro, i giocatori che rimangono dietro, non dico i difensori, i giocatori che in quel momento non sono interessati all'azione devono avere la capacità di scalare in avanti sugli appoggi liberi per non consentire che un'eventuale palla persa possa partire un contropiede. Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare, ma abbiamo tutto il tempo. Ma è una buona squadra, è una buonissima squadra che ha all'interno della sua rosa elementi di sicuro valore, vedi Sciaudone, vedi Gabionetta, e Schiavi, insomma ha dei giocatori importanti. A proposito, c'è anche Donnarumma. C'è anche Donnarumma, e quindi ha dei giocatori importanti ed è una squadra che gioca 4-3-3, classici movimenti del 4-3-3, è una squadra discretamente aggressiva, in generale una buona squadra che può dare fastidio a parecchi. Ed ora andiamo in casa della Virtus Lanciano, che ospita il Guido Biondi sempre questa sera il Vicenza, una vigilia di gara caratterizzata dal pensiero rivolto a Brighenti, il giocatore del Vicenza che ha avuto un infortunio sabato scorso ed è stato operato d'urgenza nella notte di sabato. Ieri è stato postato un messaggio sulla pagina ufficiale YouTube del Lanciano dal capitano Mammarella, proprio rivolto a Brighenti. Anche il tecnico d'Aversa ha rivolto un pensiero allo sfortunato giocatore del Vicenza. Mentre sul fronte formazione potrebbe essere il momento di Lanini titolare dopo il gol segnato a Trapani. Ascoltiamo D'Aversa e poi anche le dichiarazioni prepartita dell'allenatore del Vicenza Marino. Vorrei iniziare per fare un in bocca al lupo a Brighenti, perché ci terrei che venisse precisato, perché comunque
ci dispiace e gli faccio un grosso in bocca al lupo a nome mio di tutta la squadra per quello che ha passato l'altra notte, e ci auguriamo che ritorni in campo il prima possibile. Quindi ci tenevo a partire con questa cosa, vi sarei grato se gli facesse arrivare questo messaggio, vi ringrazio. E dispiace comunque quando l'assenza di un avversario è per cause così, così importanti, e quindi sicuramente non siamo contenti di questo. Hanno preso Rinaldo, lo conosco perché comunque ci ho giocato insieme, è un ottimo giocatore e va a completare un organico comunque importante come quello del Vicenza. No, è chiaro che la formazione non l'ho ancora definita del tutto entro la mia testa, però comunque bisogna ancora valutare il recupero un po' di tutti i ragazzi, tutte le situazioni, perché comunque abbiamo fatto un'ottima gara dove abbiamo speso comunque tanto, quindi bisogna valutare un po' tutto, sia il recupero, sia comunque l'avversario, c'è da valutare un po' di situazioni, poi vedremo sulla formazione quale può essere. Speriamo la più competitiva possibile. Vicenza è una squadra che gioca bene a calcio, sfrutta le catene sulle fasce sia di destra che di sinistra nella stessa maniera, è una squadra che gli piace giocare a calcio, ripeto, l'allenatore è molto bravo, è molto preparato, è una partita molto difficile, ci sarà il modulo speculare e quindi vediamo chi alla fine sbaglierà meno e porterà a casa il risultato. Sì, purtroppo è successa una cosa che nel calcio capita poche volte a seguito di uno scontro fortuito di gioco, e quindi purtroppo è successo. Speriamo che nel più breve tempo possibile ritorni tra di noi. Ecco, quindi siamo stati in ansia per giorni, spero che tutto il decorso post-operativo, insomma, vada avanti bene, diciamo, perché è un ragazzo che nello spogliatoio è un riferimento importante, a parte le prestazioni in campo. Hai detto che poco prima dell'operazione ancora parlavate della partita? Sì, siamo stati un po' a parlare, a cercare di un attimino far passare i minuti, e lui sempre analizzava gli episodi di quella partita, abbiamo parlato dello scontro fortuito, insomma abbiamo parlato un po' di tutto, molto sereno. E qui dimostra la sua forza, perché purtroppo ha avuto nella sua vita diversi episodi non belli e ha sempre reagito da uomo, e quindi sono convinto anche questa volta che presto lo vedremo tra di noi. Parliamo della partita, tre gare in 8 giorni, la lista degli indisponibili è lunga, lei è un po' preoccupato? Ma è chiaro che fa piacere avere sempre giocatori, tutto l'organico a disposizione, soprattutto quando c'è da alternare, quando c'è da fare 3 partite in avvio di stagione, quando magari tutti i giocatori non sono al top della forma, ecco, perché sono passate poche partite, per cui avere l'organico pieno a disposizione, le scelte potrebbero essere superiori, però ci accontentiamo di quello che abbiamo, soprattutto perché ho diversi ragazzi che hanno voglia di sacrificarsi, hanno fame, hanno questo nel loro DNA, c'è sempre la voglia di fare meglio, di migliorarsi, quindi andiamo ad affrontare una trasferta difficile. E dunque questa sera non perdete l'appuntamento con Diretta Stadio a partire dalle 20:20 con Andrea Costantini. Seguiremo tutte le fasi delle partite delle squadre abruzzesi, vale a dire il Pescara e la Virtus Lanciano, sempre in diretta anche con le interviste dopo gara. Invece il TG6 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.